La montagna che cammina, il gigante dai piedi di argilla, il mostro veneziano. Questi sono solo alcuni dei nomi con cui veniva chiamato Primo Carnera, il primo ed unico italiano a diventare campione assoluto dei pesi massimi. Riviviamo assieme il percorso che ha portato Carnera alla vittoria del titolo mondiale e scopriamo come e perché lo ha poi perso dopo appena un anno. Viaggiamo all'indietro nel tempo di quasi un secolo, quando il mondo era totalmente diverso da oggi, e totalmente diverso era anche il pugilato. Gli allenamenti personalizzati, la medicina dello sport, l'alimentazione e l'integrazione non esistevano. L'unico doping a disposizione di un pugile era il vino. E Primo Carnera era figlio del suo tempo, tanto povero che da bambino fu costretto a mendicare, mentre il padre combatteva nella Prima Guerra Mondiale. Ma diversamente dagli altri, Primo era grande, grandissimo. Alla nascita pesava 8 kg e a 12 anni era già più alto di tutti gli adulti del suo paese. Fu allora che lasciò l'Italia per cercare miglior fortuna a Parigi e continuò a crescere ancora e ancora, sviluppando una forza fisica portentosa, tanto che lavorava in un circo come uomo forzuto. Proprio in Francia ebbe l'opportunità di indossare i guantoni per la prima volta e il destino lo portò presto negli Stati Uniti, al centro del pugilato mondiale. Primo Carnera era un vero gigante, sì, ma anche un uomo semplice, per certi versi ingenuo, ma che seppe scalare le vette del pugilato mondiale. La tecnica di Carnera e i suoi movimenti sul ring oggi possono far sorridere, ma allora era tutto quello che serviva per essere il numero uno. Ed essere un italiano in America rendeva tutto ancora più difficile. In quegli anni gli italiani erano tra i più poveri ed emarginati tra gli immigrati e il passaporto tricolore di Carnera non lo aiutò affatto. E allora, più di oggi, il pugilato era pesantemente infiltrato da gangster e società criminali che gestivano il business delle scommesse clandestine e pilotavano gli incontri per trarne il massimo profitto. Questo riguardò anche il nostro Carnera, naturalmente, in particolare nella prima parte della sua carriera. Si sa, infatti, che buona parte degli incontri tra il 30 e il 32 fossero stati combinati dal suo manager Bill Duffy in accordo con la malavita locale. Il copione era molto semplice. Dopo una serie di incontri combinati a favore di Carnera, le sue quotazioni ai bookmaker salivano progressivamente, finché gli veniva messo davanti un avversario forte abbastanza da batterlo. Grazie anche ad alcuni giornalisti prezzolati che ingigantivano la superiorità di Carnera, tutti quanti scommettevano sul favorito, ovviamente, tranne la mala che scommetteva sul suo avversario e passava l'incasso. Carnera era ingenuo, si fidava dei suoi manager e per lungo tempo non si rese nemmeno conto di quello che combinavano le sue spalle e dei soldi che guadagnavano sulla sua pelle. Lui era all'oscuro di tutto, si allenava come un mulo, faceva 2 o 3 incontri al mese, ma non vide il becco di un quattrino. Prova ne è il fatto che Primo Carnera dichiarò bancarotta poco dopo aver vinto il titolo mondiale. Un copione questo che si è ripetuto molte volte nella storia della boxe. Ma non tutti gli incontri erano combinati, non lo erano almeno i più importanti. Vediamo assieme 3 degli incontri di Carnera più famosi. Quello tragico del 33 contro Ernie Schaff, che perse la vita per mano di Carnera. Quello successivo con Jack Sharkey, che gli valse il titolo mondiale. E quello del 34, nel quale Carnera perse il titolo in favore di Max Baer. Il 10 febbraio del 33, Primo Carnera incrocia i guantoni con Ernie Schaff al Madison Square Garden. Schaff è un pugile di livello, ma quel giorno non sembra dare il meglio. Non ha la sua solita energia e mobilità. Carnera non ha grandi difficoltà a tenere a bada i suoi attacchi e prende progressivamente il controllo del combattimento. Alla 13esima ripresa, Carnera colpisce con un preciso sinistro al volto Schaff, che cade all'indietro e poi lentamente si accascia al suolo. L'emorragia cerebrale causata dal colpo risulterà fatale per lo sfortunato pugile, che si spegnerà 4 giorni dopo in ospedale. Si saprà in seguito che Schaff era malato e che non era in condizioni di combattere quel giorno. Ma malgrado ciò, la sua drammatica fine fu inevitabilmente attribuita a Carnera e questo contribuì ad accrescere l'immagine del pugile italiano. Il grande giorno per Carnera è il 29 giugno 1933, di nuovo al Madison Square Garden davanti a un pubblico di 40.000 persone per sfidare il campione in carica Jack Sharkey. I due si erano già incontrati 2 anni prima e Carnera aveva perso i punti quella volta dopo essere anche andato al tappeto.
ma in questi 2 anni si era allenato intensamente ed era migliorato molto, e le cose andarono in maniera completamente diversa. Questa volta Sharky pareva intimidito dalla presenza di Carnera, e i suoi pugni sembravano non scalfire affatto l'italiano, che rispondeva con serie rapide ed efficaci. Sharky è molto più veloce, ma i suoi sinistri avvelenati non preoccupano Carnera, che incassa senza perdere grinta e iniziativa. Lo stile di Carnera è quello che è, ma la sua forza fisica e resistenza si rivelano decisive. Al 6° round Sharky comincia a perdere di lucidità, mentre Carnera continua a martellare e lo mette alle corde una prima volta. Poco dopo Carnera trova la chiave dell'incontro e lavora il suo avversario con una serie di poderosi montanti. Di nuovo alle corde, Sharky non vede nemmeno arrivare il montante destro, che lo manda al tappeto definitivamente. Sharky viene riportato a spalla al suo angolo, mentre Primo Carnera festeggia il suo titolo mondiale lanciando in aria i suoi secondi. La vittoria di Carnera infiamma gli animi degli immigrati italiani di New York e di tutta l'America, che ritrovano un orgoglio rinnovato. La notizia giunge presto anche in Italia, che accoglierà il gigante friulano come un vero e proprio eroe. Dopo questo incontro, Carnera difenderà con successo il titolo per 2 volte, fino a quando incontrerà Max Baer nel giugno del 1934, che lo priverà del titolo. Analizziamo bene questo sfortunato incontro. Max Baer era un gran picchiatore e subito all'inizio dell'incontro va a segno con un destro formidabile, che sorprende Carnera e finisce a terra. Questo unico colpo segnerà l'incontro, perché Carnera, cadendo, si rompe il piede destro. Incapace di muoversi normalmente, Carnera diventa un bersaglio facile per le sventole di Baer. È così che Carnera finisce a terra 11 volte durante l'incontro, ma perché sta combattendo con un piede rotto, e ogni volta si rialza per affrontare l'avversario, dimostrando una fibra ed una forza di volontà davvero fuori dal comune. Però ogni volta che il suo enorme peso grava sul piede destro, Carnera cade rovinosamente al suolo. Ancora oggi molti non sanno della frattura, e vedendo queste immagini liquidano Carnera solo come un pugile dalla mascella di vetro. Ma al contrario, Carnera ha dimostrato di saper incassare una notevole quantità di pugni. Zoppicando, Carnera riesce addirittura a tratti a dominare il match, mentre Baer cerca il momento giusto per sferrare il suo famoso destro. La sua occasione arriva all'11ª ripresa e l'arbitro dichiara finalmente il KO tecnico. Carnera è stremato, ma ancora in piedi. Qui lo vediamo il giorno seguente all'incontro all'ospedale con il suo piede destro ingessato, mentre riceve la visita dal neocampione Max Baer. Questo incontro valse a Carnera il soprannome di gigante dai piedi d'argilla. In seguito Carnera continuò a boxare fino al 46, ma senza più brillare particolarmente. Quindi tornò in Italia alla sua sequels in Friuli, dove si sposò ed ebbe 2 figli. Più tardi, a 40 anni suonati, tornò negli Stati Uniti per salire nuovamente sul ring. Non più come pugile, ma questa volta come wrestler, dove la sua mole e la sua forza fisica gli consentirono una seconda carriera di eccellente lottatore. Primo Carnera si spense il 29 giugno del 67, nello stesso giorno in cui, esattamente 34 anni prima, era diventato campione del mondo. Non è possibile giudicare Carnera comparandolo con i pugili moderni. Primo Carnera combatteva negli anni 30, quasi un secolo fa. Stiamo parlando di una società a cavallo tra 2 guerre devastanti, dove la miseria più nera era la compagna quotidiana. Non era affatto improbabile morire di fame, e l'altezza media degli italiani era di quasi 20 cm più bassa di oggi. Nessuno aveva l'automobile, i viaggi in aereo erano un sogno, e se volevi andare in America ti aspettava un viaggio in nave che poteva durare anche un mese, dove avresti dormito su un sacco imbottito di paglia con un orinatoio ogni 100 persone e con buone possibilità di non arrivare vivo a destinazione. In quel mondo, nel suo mondo, Primo Carnera era un uomo davvero eccezionale. Non il più raffinato dei pugili, certo, ma piuttosto un super uomo. Tanto che il fumettista Jerry Siegel si ispirò al suo corpo per disegnare niente meno che Superman. Se ti è piaciuto questo video, schiaccia quel bottone ed iscriviti al canale. Al prossimo video di Ulisse, la tua guida nel mondo.